fuoco, di carità, una povera pellegrina. Ah, io sono così stanco, tanto viaggiato, datemi qualche cosa. Signore, per carità, datemi qualche cosa. Ma signora pellegrina, si va così per divertimento o per pretesto? Né per l'uno, né per l'altro. Ma dunque per qualcosa si gira il mondo? Per bisogno. Bisogno? E di che? Di tutto. Ma anche di protezione? Oh, di quella non ci avrei bisogno se mio marito non mi avesse abbandonata. Lo sapevo. Sempre la solita canzonetta. Mio marito mi ha abbandonata. Ditemi, signora, di dove siete voi? Sono piemontese, ma ci ho tanto viaggiato che ci ho perso l'accento. E vostro marito invece di dov'è? È piemontese egli pure. Lavorava come scritturale presso un mercante, ma poi se n'è andato per poca volontà di far del bene. Oh, beh, vedete, questa è una malattia di cui ho sofferto anch'io e vi dirò una cosa, non ne sono ancora guarito. Signore, per carità, non mi abbandonate, sono arrivata solo a Venezia, non so dove andare, sono disperata. Ma che cosa siete venuta a fare a Venezia? Sono venuta a vedere se riesco a trovare quel disgraziato di mio marito. Come si chiama vostro marito? Flaminio Ardenti. No, non ho proprio mai sentito un tal nome, mi spiace. E ci ho paura che il nome se lo sia cambiato. Beh, allora dovreste provare a girare per Venezia, così può darsi che se vi è lo troviate. Ma se mi vedrà, fuggirà. Allora, ascoltatemi signora, dovreste fare una cosa, siamo ora in periodo di carnevale, potreste provare a mascherarvi, così lo riconoscereste, lo trovereste più facilmente. Ma come posso fare se non ho nessuno che mi assista? Non so nemmeno dove alloggiamo. Se volete, questa è una locanda. Ma con che coraggio da presentarmi alla locanda, se non ho nemmeno il denaro per pagarmi il dormire? Beh... Se volete un mezzo ducato, potrei anche darvelo. È tutto quello che mi rimane dal gioco. Oh, grazie. Sì, sì. Siete veramente gentile. Ma più del vostro denaro, mi premerebbe la vostra protezione. Introducetevi voi alla locanda così, anche se sono solo, il padrone non mi scaccerà e non mi maltratterà. Beh, d'accordo, vi accompagnerò io, vedete? Il padrone è un mio buon amico e per riguardo a me vi farà tutte le cortesie che potrà. Vi sarò eternamente obbligata. Beh, quando posso, io faccio del bene a tutti. Se non ritroverete vostro marito, vi accompagnerò io. Siete veramente gentile, ma non vorrei che le cortesie di un giovane come voi ad una donna giovane e attraente come sono io venissero male interpretate. Non badate, mia cara, alle parole della gente. È un genio! E chi è questa bella pellegrina? Eccolo qui che viene a ficcare il naso ovunque. Venite.